Buongiorno a tutti e benvenuti su Italian Maker. Nel video di oggi faremo una prima impressione sulla nuova Fujifilm X-T3. Attuale ammiraglia della nuova linea Fuji serie 3, migliora le caratteristiche già presenti nella X-T2 molto affermata, andando a migliorare molti aspetti, tra cui il nuovo sensore retroilluminato da 26 megapixel e il nuovo processore Xperia 4, che promette velocità fino a 4 volte superiori a prima. Grazie a questo, infatti, questa macchina riesce ad arrivare a 20 frame rate come fotografia con il fuoco fisso. Ovviamente scende questo valore col fuoco continuo. Può fare video in 4K a 60 frame per secondo, quindi un valore di tutto rispetto, tra l'altro in F-Log, quindi una caratteristica molto apprezzata per i videomaker. Ma andiamo ad analizzare un po' questa macchina. Allora, come detto, è una macchina con un sensore APS-C che possiamo vedere qua. Purtroppo, come notate, non c'è nessuna tendina a proteggere il sensore, quindi quando apriamo il tappo per cambiare gli obiettivi, il sensore rischia di venire sporcato, quindi bisogna cercare di cambiare gli obiettivi in ambienti poco polverosi. Questo che è un grosso limite, appunto, essendo una macchina leggera, compatta, votata al viaggio, essere legati a questo fatto è un po' limitante. L'ergonomia di questa macchina però rimane veramente ottima. Inoltre guadagna il doppio slot per l'SD card, funzione molto apprezzata dai professionisti. Qui invece troviamo il connettore per lo scatto remoto e sull'altro lato troviamo un'altra caratteristica apprezzata dai videomaker, che è l'ingresso per le cuffie e l'ingresso per il microfono esterno. Guadagna inoltre, anche rispetto alla sorella X-T2, la nuova porta USB Type-C che ci permette di scaricare i dati con altissima velocità o addirittura di ricaricarla attraverso un power bank, molto comodo in viaggio. Sul frontale troviamo il sync per il flash, quindi un'altra cosa che ci fa capire che questo corpo macchina comunque è votato a un uso professionale. Un pulsantino funzione, personalizzabile a piacimento. Rimane non presente il flash superiore, ma c'è un LED da una notevole luminosità, devo dire, che ci permette di mettere a fuoco in condizioni di luce difficile. Sempre sull'anteriore troviamo il selettore che ci permette di andare in fuoco manuale, continuo o singolo. Nonostante sia una mirrorless, appunto, l'ergonomia è ottima e questa scanalatura ha un ottimo grip. Devo dire che sta molto bene in mano, non fa rimpiangere delle reflex in fattore di ergonomia, anche grazie a questo poggia pollice e comunque una scelta di gomme congeniale. Il mirino elettronico è veramente bello, è un mirino da 3,6 megapixel, quindi una risoluzione molto molto elevata, molto luminoso e che non presenta particolari cromatismi. Si ha sempre una percezione, devo dire, realistica di quello che succede nella scena e per la prima volta mi sento di dire che non fa rimpiangere il mirino di una reflex tradizionale. Anche il display non se la cava per niente male, è un 3 pollici touchscreen che ha diversi movimenti di snodo, come ad esempio questo per fare le foto verso l'alto, oppure può scorrere così, più un altro movimento che non ritengo molto utile, che è questo. È concesso, ma non ne vedo particolare utilità, però c'è. Sempre sull'anteriore troviamo appunto un pulsante Quick Rapid per accedere ai menu veloci e il joystick per la messa a fuoco, quindi anche questa qui caratteristica dei corpi professionali. Devo dire bellissimo, molto preciso e reattivo e ci permette di spostarci tra i 425 punti di autofocus presenti sul 99% dell'area. Quindi veramente vi permette di fare quello che volete questo autofocus. Ma la caratteristica di Fujifilm di questa linea X-T è la presenza delle ghiere manuali. Infatti, a differenza delle reflex tradizionali, è tutto a vista e a scelta. Troviamo appunto sulla sinistra la ghiera degli ISO, che possiamo selezionare noi a piacimento, ovviamente si può scegliere anche auto. Arriva fino a 12.800 ISO, che è un valore decisamente alto considerando che appunto è una APS-C e non un full frame. Queste ghiere hanno anche un pulsantino in mezzo che le blocca per evitare che erroneamente vengano mosse. Sul lato troviamo invece la ghiera relativa ai tempi, pure qua col pulsantino di blocco, abbiamo l'automatismo, abbiamo la posa bulb e abbiamo T che ci permette di impostare il tempo di scatto fino anche a 60 secondi, quindi si va oltre il limite di 30 secondi tradizionale. Inoltre l'otturatore è di tipo ibrido, è sia meccanico che elettronico, questo ci permette appunto, una volta impostato 8000, e altra cosa bella, non bisogna fare tutto il giro, ma è un continuous, quindi arrivati in fondo non dobbiamo fare il giro, ma possiamo tranquillamente andare così. Con le rotelle anteriori possiamo andare a incrementare ancora questo valore. Da 8000 si può arrivare fino a un 16 millesimo. E questa cosa qui è perfetta se si vuole scattare con diaframmi molto aperti in pieno giorno. Cosa che con una reflex tradizionale, quindi non mirrorless,
ci sarebbe stato impossibile, salvo l'utilizzo di filtri ND. Abbiamo sempre a disposizione un'altra ghiera per sovra e sottoesporre, quindi per regolare l'esposimetro nel caso decidiamo di lavorare con priorità diaframmi o priorità tempi, un altro pulsante funzione e il pulsante di scatto. I menu, a differenza di Sony, che è la sua principale concorrente, devo dire che sono molto ordinati, ben fatti. Si può scegliere anche di registrare il video volendo in H265, appunto tutte caratteristiche votate a un aspetto più videomaker. Inoltre ha tantissime regolazioni sull'autofocus, appunto potete vedere 425 punti di messa a fuoco, si può selezionare la messa a fuoco sul volto, sul riconoscimento dell'occhio, addirittura selezionare occhio sinistro, occhio destro e così via. I menu sono molti, ma devo dire ben disposti. Inoltre appunto c'è uno spazio relativo al menu personalizzato in cui si possono mettere le funzioni che vengono utilizzate più di sovente. Per passare da un esposimetro all'altro, qua sotto la ghiera principale vedete che c'è un'altra ghiera che si può muovere. Idem per i tipi di scatto, abbiamo scatto singolo, raffica lenta, raffica veloce, break time, modalità panorama, quindi in automatico basterà spostare la macchina e vi farà un panorama, o video. Come potete però intuire, per passare a modalità scatto singolo, quindi foto tradizionale, a video, ci sarà da girare questa ghiera per portarla in posizione video. È un'operazione un po' macchinosa e lenta se si vuole iniziare una ripresa in modo istantaneo, quindi bisognerà appunto spostarsi su video, cliccare il pulsante di scatto, far partire la ripresa, interromperlo e così via. Sarebbe stato apprezzabile poter, ad esempio, su questo tasto funzione o su quello frontale, poter avviare la registrazione video senza per forza dover andare in modalità video. Purtroppo con questa revisione del software non è possibile. Non escludiamo che in futuro possano ascoltare le richieste dell'utenza e aggiungere anche questa funzione. Sotto troviamo questo connettore che ci permette di attaccare un battery grip aggiuntivo e il classico spazio per la batteria. Batteria devo dire che non è per niente male, per essere una mirrorless ci permette circa 400-450 scatti con una sola carica. È una macchina che appunto abbiamo provato in Marocco, come vedrete nel successivo video un po' più sul campo, e devo dire che ci ha convinto molto. La sera in basse luci, nonostante una PSC, se l'è cavata abbastanza bene, ovviamente non arriva ai livelli full frame, ma è un ottimo compromesso per le dimensioni che ha, e in generale in tutte le situazioni si è comportata bene. Abbiamo anche una vasta scelta di obiettivi che abbiamo scelto per questa prova, che sono il 23 mm f2, che è una lente che abbiamo trovato perfetta per questa macchina. La cosa bella di Fuji sempre è che i diaframmi sono tutti presenti sull'obiettivo. È un obiettivo incredibilmente leggero e compatto, nonostante la sua luminosità appunto f2, e in accoppiata con questa macchina abbiamo riscontrato un autofocus davvero fulmineo veloce, una lente che ci è piaciuta veramente, veramente tanto. Complice anche la sua estrema compattezza abbinata al corpo macchina, che la rende assolutamente perfetta per lo street photography. L'altra lente che abbiamo scelto è il mostruoso 56 mm f1.2, che in millimetraggio per full frame vorrebbe dire circa un 85 mm, quindi una lente da ritratto f1.2. Se siamo abituati a pensare alle normali lenti f1.2 per full frame, che sono gigantesche e pesantissime, questa qui veramente sembra di avere in mano un f1.4, non un f1.2, dalle dimensioni che ha e anche il peso. È perfettamente bilanciato sul corpo macchina e dà una sensazione di solidità molto alta. Ha una nitidezza veramente straordinaria e un bokeh incredibile. Abbiamo notato che in condizioni di scarsa luminosità il movimento interno delle lenti fa fatica a seguire il fuoco correttamente, che è un po' un controsenso perché ci si aspetta che appunto una lente luminosa ci permetta di scattare in condizioni di luce difficile. Invece questa lente in condizioni di luce difficile fa un po' fatica a mettere a fuoco. Questa cosa non ci è piaciuta particolarmente. Un'altra lente che però abbiamo scelto per questo viaggio, essendo appunto un viaggio in Marocco, le dune del deserto e così via, è un grandangolo estremo, come può essere questo 8-16 mm f2.8. Quindi una lente che corrisponde a un 12-24, veramente veramente ampia, ha un tappo gigante con il paraluce integrato e la lente bombata appunto per via della sua ampissima apertura. È una lente che ci è piaciuta davvero tanto e ci ha stupito per la sua compattezza. Pure qua un 12 mm f2.8 non è una lente che si vede tutti i giorni. Una lente molto particolare e ci ha permesso di fare delle foto alle stelle incredibili. E il suo peso di soltanto 800 grammi, devo dire che è molto contenuto per la tipologia di lente che è. Una pecca che però possiamo trovare su questa lente, essendo appunto un grandangolo, il grandangolo spesso viene utilizzato in iperfocale e questo
obiettivo non ha le tacche della messa a fuoco manuale. Quindi noi giriamo questa ghiera di manual focus, ma non capiamo a che punto è la messa a fuoco, appunto. Quindi è un po' complicato poter scattare di notte le stelle in iperfocale. Comunque, anche montata al corpo macchina, nonostante sia un obiettivo tra i più grossi e pesanti di questa linea, devo dire che è veramente ben bilanciato e non tende a tirare avanti il corpo macchina, perché appunto ha un ottimo grip e sta veramente bene in mano. È una lente onesta per questo corpo macchina. Per questa prima impressione di questa nuovissima Fujifilm X-T3 è tutto. Vi consigliamo di continuare a seguirci per poter vedere le prove un po' più pratiche sul campo in Marocco e gli scatti realizzati con questa incredibile macchina. Vi ringraziamo per aver guardato questo video, un saluto a tutti da The Italian Maker.